Diversity nella danza. La diversity è un topic che è stato molto forte nel 2020 per tutto ciò che è successo negli Stati Uniti, Black Lives Matter, e abbiamo già indagato il tema nel mondo della moda, ma nel mondo dello spettacolo e in particolare nella danza no. Io posso un po' raccontare la mia esperienza. Diciamo che all'inizio non era una cosa a cui prestavo tanta attenzione, perché molte situazioni sono arrivate anche in maniera veloce. Erano tante situazioni nuove, anche per me, lavorative e non, e quindi prendevo tutto quello che c'era, ero felice, stavo bene. Però sì, diciamo che tu dovresti pensare, parlando di hip hop, essendo la cultura nera, dovresti immaginarti una prevalenza, no? O comunque almeno una presenza al pari di ballerini black. Non è così. Stanno cambiando tante cose, stanno cambiando, sono contenta e so che cambieranno ancora e miglioreranno. Però se ripenso soprattutto ad alcuni, no? Dei momenti in cui ho fatto determinati lavori, sì, tu lo senti, lo vedi, lo noti, che fai parte di una minoranza, nonostante si stia parlando di danza hip hop. Sul lavoro, ovviamente, alcune decisioni vengono prese da determinate organizzazioni, agenzie, piuttosto che altro. Quindi sicuramente C'è un molti di occhio. questi hanno un occhio, sì, un occhio Che a volte filtra, vecchio, certo. Che filtra e anche la realtà che filtra, esistente. bravissima. E quindi sono passata da situazioni in cui magari ero spessissimo l'unica ballerina nera e il mio afro veniva apprezzato, sì, ma a volte anche in maniera esagerata. Invece altre situazioni magari in cui io cambio tantissimo capelli, un periodo avevo la rasatura, ero rasata e mi hanno detto di no per fare un lavoro perché non avevo l'afro, perché l'afro è più vendibile, l'afro è più leggibile a un pubblico ipoteticamente non nero. Da agenzia, da produttore, da quello che sei, vuol dire che ti stai immaginando di rivolgerti a un pubblico non nero, doppio errore. Quindi è in via di sviluppo, è una cosa. Adesso io vedo anche tante nuove generazioni che si approcciano al mondo della danza, che vogliono farsi sentire, no? Dire esisto. Quindi pian pianino è una cosa che sta indubbiamente migliorando tanto, però e l'ho sentita. Tu balli anche con una crew, giusto? Che Sì. si chiama Black Roots. E Yes. sei l'unica ragazza, Sì. giusto? Ok. E volevo capire, tu riesci a lavorare più come singolo o insieme anche alla crew? Allora, in realtà come singolo ti direi, se per lavoro intendi appunto produzioni Brand, televisive, sì, brand, che ti eccetera, chiamano. diciamo che a volte la figura che ricercano i brand ancora adesso, come dicevo prima, è una figura più papabile. Questo cosa vuol dire? Che comunque una pelle marrone e non una pelle né black già hanno una differenziazione tra di loro, conscia o non conscia. Questo a me non interessa granché, ma so che c'è. Il resto della tua crew è più Ma dark siamo un po' skin. diverse, però Ok. alcuni di loro sì, sono indubbiamente più scuri di E me. questo secondo te fa la Secondo differenza? me, ma non particolarmente Black Roots, ma in generale, comunque Nella pubblicità scelgono sempre tonalità un po' più chiare. sì, o adesso inizia a cambiare, sono contenta perché sta iniziando a cambiare, però tantissime volte sì, viene scelto un qualcosa, io mi sono sentita dire non fai questo lavoro perché distrai, perché in un corpo di ballo di persone, di ballerini e ballerine non neri, quindi bianchi o qualsiasi altra cosa, la ballerina nera toglie l'attenzione, quindi tu ti ritrovi in una situazione del genere, cosa rispondi? C'è un problema, capito? C'è una risposta. C'è un problema. Adesso ti ripeto, sta cambiando veramente perché anche noi iniziamo a lavorare anche come gruppo, pian pianino si abbassano tante barriere, no? Grazie anche a social, perché tante informazioni le trovi Certo. solo e soltanto sui social. E quando è l'afro rispetto a quando è le treccine, dice che lavori di più? Questa poi è una mia percezione. In passato è stato così, assolutamente sì, perché ho delle prove, ho dei ricordi molto chiari del momento in cui ho detto ok. O dico qualcosa, o sto zitta o prendo e me ne vado e me ne sono andata 3-4 volte in situazioni anche abbastanza importanti. Ad oggi in realtà la treccina, le trecce, tutto quanto viene rimodellato, rivisto sotto un'altra lente. Adesso è quasi un po' la norma, non la norma, però tante persone, non per forza nere, Non cercano più di lisciarti i no, capelli. hanno le treccine, anzi. È una cosa che viene scelta proprio come,
come pettinatura magari per, no? E poi anche il trucco, io un sacco di lavori li ho vissuti male per quanto riguarda la preparazione, perché c'erano truccatrici non in grado di truccare una pelle nera, e questa cosa è gravissima. Okay. Ti è mai capitato che ti dicessero Alessia viene il fluorescente? Poi c'è la parte del rosa fluo, verde, ecco, fluo. Il fluo. Ah, io ho fatto tantissimi lavori in cui non mi sentivo al massimo, non so come dire, no? Cioè io magari mi sarei truccata in maniera diversa, mi sarei messa altri colori, eccetera. C'è stata un po' questa quest'ondata del A lei non nero, di nero. Pastello, via. Esatto. Boh. Però no, questo da un po' di tempo non c'è più, cioè almeno per la mia esperienza non c'è più, per fortuna. Quindi sì, dai, migliora. Va bene, allora grazie Sara grazie. E tanta fortuna per il tuo futuro. Grazie, grazie a voi.